nel luglio del 1830 la Madonna appare a Caterina Labouré e in questa prima apparizione, la prima delle tre, praticamente la Madonna sta con lei 2 ore e, come abbiamo concluso nella puntata di ieri, la Madonna la prepara a un incontro particolare, quindi a una missione. Questa missione le sarà rivelata 4 mesi dopo, e cioè il 27 novembre del 1830, perché in questa apparizione la Madonna dice a Caterina Labouré e dà lei le indicazioni per coniare una medaglia, la famosa medaglia miracolosa, che appunto tutti i devoti portano con sé, anche io, e voglio invitarvi, quando andate a Parigi, andate a Rue du Bac, perché veramente avrete lì un'esperienza particolare della fede e della presenza di Maria. E Maria dice a Sor Caterina Labouré, Maria dice di incidere queste parole, che in francese sono così: O Marie, conçue sans péché, priez pour nous que nous avons recours à vous. O Maria, senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. E cose belle che tutti sappiamo, ma che dovremmo un po' cercare di pregare, ma anche di vivere. Maria poi dice a Sor Caterina Labouré queste parole: le grazie abbonderanno per coloro che la portano con fiducia. Cioè, chi porterà questa medaglia con fede e con fiducia avrà tante grazie. Oggi la medaglia miracolosa è diffusissima, milioni e milioni di copie si fanno in tutto il mondo. Ma per terminare questa apparizione, il significato dell'apparizione di Santa Caterina Labouré, o meglio a Santa Caterina Labouré, noi, ecco, dobbiamo apprendere e riconoscere in Maria quello che già abbiamo detto, la sua sollecitudine materna. La sua sollecitudine materna perché vuole tutti salvarci. E voglio chiudere con sempre le parole che la Madonna disse a Santa Caterina Labouré. A un certo punto, da questa medaglia partono dei raggi di luce e Caterina racconta che alcune pietre preziose non davano raggi, e chiedendo spiegazione alla Madonna, la Madonna le rispose così: Caterina, queste pietre preziose, nascoste, che non danno raggi, sono pietre che rimangono nell'ombra perché sono le grazie che la gente dimentica di chiedermi. Le grazie che la gente dimentica di chiedermi. Allora, che la Madonna ci insegni a chiedere le grazie vere per ricevere tutta questa luce. Noi ci vediamo domani, Pari Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!